comoda, anche facile. Parlare di autori contemporanei incomincia a essere più difficile. È quello che è accaduto, per esempio, con Darko Sivia Valli, il quale commenta Montale e Montale lo smentisce su tutto. Quindi non hai capito niente. Parlare invece, anzi, non invece, piuttosto, di due persone, non solo contemporanee, ma anche amici, vi assicuro che è una cosa difficilissima. Pensate che con Biagio Cipolletti ci conosciamo da 50 anni, e forse anche più. Quindi parlare, allora, il rischio che si corre è il rischio proprio di essere non obiettivi, di essere, diciamo, parziali, e quindi io cercherò di essere il più obiettivo possibile. Dunque, comincio a parlare del libro di Biagio Cipolletta, il quale, ecco, è un prosimetro. È formato appunto da una serie di poesie che lui scrive negli anni e poi anche da tre prose, quattro prose, che sono veramente abbastanza simpatiche. Poi vedremo, leggiamo anche qualcuno, insomma. Biagio è un poeta che scrive tra sorpresa e semplicità. Tocca argomenti anche dei più diversi, anche argomenti, per esempio, addirittura, ecco, per esempio, il treno, i binari del treno. Cosa si può dire sui binari del treno? Ebbene, lui sui binari del treno fa vivere i binari del treno. Non solo, ma la cosa interessante è che, nonostante una vita piuttosto travagliata, non è mai negativo. Il finale è sempre positivo, è sempre qualcosa di incoraggiante. Per esempio, ecco, io forse è meglio lasciare la parola a lui, che nella lettura appunto di. Di oltre mezzo secolo fa per aver organizzato questa bella serata. È una serata veramente splendida in un posto meraviglioso, davanti a noi c'è il mare, il cielo, Sorrento a due passi, anzi siamo proprio al centro di Sorrento, in un posto veramente da favola, in un posto da poesia, è proprio il posto dove nasce e dove si sente meglio la poesia, secondo me. Quindi Alfonso non poteva scegliere il posto migliore, quindi lo ringrazio per aver fortemente voluto questa presentazione. Ringrazio ovviamente il Comune di Piano di Sorrento e le persone che hanno lavorato affinché questa serata di poesia e di prosa potesse aver luogo. Per quanto riguarda la mia poesia, è difficile parlare di se stessi, però vorrei un attimo soltanto spiegare il titolo, La traversina e il melograno. In effetti sono due cose che non si conciliano di solito, no? La traversina, e sì, la traversina del treno, ci sono alcune poesie dedicate al treno, quindi al viaggio. Sono figlio di ferroviere, quindi ho sempre viaggiato sul treno fin da bambino, il treno mi evoca tante cose. Il melograno rappresenta per me qualcosa di genuino, di forte, di importante. Il succo del melograno ha tante ottime capacità terapeutiche proprio, e quindi ho voluto abbinare il viaggio con qualcosa di estremamente semplice, di estremamente naturale, di estremamente forte. Quindi mi piaceva fare questa accoppiata, ripeto, che non si verifica mai, perché un melograno di solito non conosce la traversina e viceversa. Penso a quel bellissimo saggio di Achille Campanile, Le seppie con i piselli, dove lui spiega con dovizia di particolare che questi due elementi strani, che hanno una vita totalmente diversa, poi si incontrano soltanto nella padella, in effetti, e viene fuori un pasto veramente eccezionale. Piuttosto che parlare di questa poesia, dirò soltanto due cose e poi magari leggerò qualche testo, perché poi alla fine di ogni cosa è il testo quello che è più esplicativo. La mia poesia è una poesia semplice, come ha detto Alfonso, discorsiva, narrativa. Io non amo testi ermetici. La poesia deve arrivare immediatamente al lettore, o non deve arrivare per niente. Non dite che queste poesie arrivino sempre al lettore, però
se la poesia diventa complessa, diventa complicata, forse il lettore si allontana quasi dalla poesia. Oggi si scrive tanta poesia, però purtroppo si legge poca poesia, forse perché c'è un certo ermetismo nella poesia, c'è qualcosa di troppo ermetico o qualcosa di troppo intellettualistico, volere ad ogni costo magari sorprendere. Ritengo che la poesia debba essere appunto immediatamente fruibile da parte di chi ascolta. Detto questo, leggerò alcune cose. Alfonso ha citato il binario, allora leggerò Binario Morto per cominciare. Ogni stazione ha un binario morto, un binario dimenticato da tutti, lì, in fondo, fuori mano, dove non arriva lo sguardo del viaggiatore e mai un treno. È pieno di ruggine e di erbacce e vive la sua morte in solitudine, nei giorni lunghi e immobili, senza mai la voce delle ruote di un treno a sfiorarlo, a fargli compagnia, a parlargli di viaggi lontani o vicini. Quando è passato l'ultimo treno? Non lo sa, non lo ricorda, ma sa di certo che non passerà più. Non ha neanche la forza di invidiare gli altri binari, lucenti e curati, che accolgono treni e viaggiatori, che ascoltano gioie e dolori e vivono gli incontri e gli addii. Ma in una piccola stazione di periferia ho visto un binario morto prendersi la sua rivincita. Lì, in fondo alla stazione, quasi per un miracolo della natura, un binario morto è pieno di fiori di campo colorati, di bei cespugli, tutti allineati, e perfino di un elegante alberello cresciuto al centro delle traversine. Il tempo ha creato un allegro giardino dove alcuni genitori guidano i figli a vedere da vicino la natura, e per questo il binario morto è felice, soprattutto quando un bambino si siede sulla sua ruggine e raccoglie quei fiori di campo, viaggiando poi con la sua fantasia su di un treno in partenza da lì.